Allora, buonasera. Con questo siamo al capitolo 3 del mio mini documentario fatto a casa. Il terzo è di importanza fondamentale. Con il terzo riesco a chiudere un po' di spiegazioni su questo tema, sui cambiamenti geografici tra il 1700 e il 1750, con delle considerazioni finali che vengono come la ciliegina sulla torta. Preparatevi, perché per me tra il 1700 e il 1750 c'è stato un reset, e le armi che sono state usate per cambiare la geografia della Terra sono armi che utilizzeremo se rimarremo vivi in futuro. Preparatevi. Avevamo visto nel secondo video come l'Africa, il Nord Africa, abbia perso i suoi laghi, fiumi, si sia desertificato attorno al 1750. Abbiamo visto come la California da isola è passata a penisola e si è collegata agli Stati Uniti tra il 1717 e il 1750, e nello stesso periodo è scomparso il mare dell'Ovest, un mare dove adesso che si trovava nel posto dove adesso si trova il Grand Canyon e il deserto degli Stati Uniti. Dimostrato questo, passiamo al Sudafrica e al Centro Africa. Vediamo un po'. Sudafrica. Deserto. Attualmente il Sudafrica è un deserto, come il Nord Africa, no? La punta ovest. Deserto. Però Namibia, Botswana. Vediamo un po' in questi posti qui cosa vediamo. Ops, cosa sono questi qui? Cosa sono? Perché quindi in Africa è pieno di crateri? No. Perché l'Africa è piena di crateri dove è il deserto? E perché non vediamo vi faccio vedere il Sudafrica nel 1590. Nel 1590 il Sudafrica era bagnato da fiumi che si vede sfociavano nel mare, aveva un lago qua enorme sulla parte nord-ovest e voilà, un territorio enorme di nome Zanzibar. Un po' che strano, no? Qui c'è l'altra Zanzibar piccolina. Comunque guardate qui, questo mare. Questo mare, lo vedete? E l'altro, che è vicino al Congo, vicino all'Etiopia, questo lago enorme, no? Dove sono adesso? Questo è del 1590. Ok, guardate l'Africa. Tutti questi laghi sono scomparsi tra il 1590 e nel 1710 e il 1750. Vediamo un po' il lago che vi faccio vedere vicino al Congo nel 1695, ok, quindi un po' cent'anni dopo già c'è una terra nel centro. Ok, quindi lo vogliono tappare pure questo. Andiamo avanti con gli anni. 1717. Sudafrica, ancora bagnato dalle acque, ancora con fiumi,
ancora il rorado nell'interno. Vediamo ancora il mare, l'acqua del lago dello Zaire qui vicino. E quest'altro lago, ancora sono esistenti, 1717. 1736. Stranissimo, guardate qui. Guardate i due laghi dell'Etiopia che bagnano vicini a Congo ed Etiopia. Cioè sì che ci sono, ma sono già tratteggiati. Nel 1736 già ti dicono, questi, a parte che sono nate le terre dentro, vanno a sparire. Come spariscono? 1736. Queste due, pam, guardate, sono tratteggiate. Perché tratteggiate queste cose nella mappa? E vabbè, andiamo a vedere. 1747. Perché dovevano scomparire? Sono scomparse. Come vedete qua, se è rimasto molto poco, questi due laghi enormi sono scomparsi nel 1800, lo vediamo bene. Questi due laghi sono scomparsi, il Sudafrica è totalmente deserto, non ha le entrate che aveva una volta. Guardate qui, questi fiumi enormi, no? Ok, quindi è stato prosciugato pure il centro Africa, cioè sono scomparsi, sono nati deserti nello stesso periodo e sono scomparsi fonti d'acqua, laghi. Andiamo avanti, quindi abbiamo anche provato che in Africa è successo lo stesso. E andiamo a vedere in Sud America, no? Ho la chicca per voi. Quindi nel 1750, tra il 700 e il 700, 1700, 1750, qua ci risulta che il Nord Africa, il Centro Africa, il Sud Africa si sono desertificati. Gli Stati Uniti si sono desertificati, è scomparso il mare dell'Ovest e la California da isola è passata a penisola. Andiamo in Sud America, vi ricordate il Dorado? Il Dorado, la città mitica, la città d'oro. È quasi una leggenda, no? O è una leggenda? E no che non è una leggenda. Adesso andiamo a vedere il Dorado. Cos'è qui? Guardate qui, la Guyana, o come si chiama il posto tra Venezuela e Brasile. Andiamo a vedere nelle mappe antiche, no? Andiamo anche qui per ordine. 1661. Lago Parime, un lago leggendario. Esisteva o non esisteva? E sì che esisteva. Nel 1661 esisteva il lago Parime, va bene? Nella Guyana o in questo territorio del Venezuela dell'Est, diciamo. Andiamo avanti. Più vicino, lago Parime. Ops, che cos'è qua? Manoa o El Dorado? Ma cazzo, allora esisteva El Dorado? Quindi nel 1661 esistevano il lago Parime ed El Dorado. El Dorado è una città leggendaria. Una città leggendaria di cui si parla nei libri, ma nessuno l'ha mai trovata. E no, l'hanno trovata e l'hanno bombardata, o l'hanno chiusa, l'hanno tappata. Questo è successo. Gli stessi che ti hanno scritto i libri di storia. Lago Parima è un lago leggendario. È tutto leggenda quello che distruggono con le guerre, capito? Andiamo avanti, 1667. Lago Parime, ops, cos'è qua? Ma sempre lo stesso. E che esisteva Manoa o El Dorado. È un lago, attenzione, il lago è enorme. Cioè, non so se fate le proporzioni, ma il lago è enorme. Va bene, in Sud America. Andiamo avanti. Quindi El Dorado esisteva nel 1667. Andiamo avanti, 1711. Ops, Manoa o El Dorado è il lago Parime. Quindi nel 1711 esistevano la California
isola o quasi ancora, il mare che sostituiva il deserto della California, degli Stati Uniti e del Dorado. 250 anni fa, quasi 300, esisteva il Dorado. Nell'America del Sud c'era il Dorado. Ma vediamo un po' dopo cosa è successo un po' di anni dopo. 1742. Yahweh, è scomparso il Dorado. C'è questo laghetto qui, ma di sicuro non è il lago di prima, vero? È una caccolina, ma il Dorado è scomparsa. Quindi abbiamo confermato che in questo, tra il 1700 e il 1750, qua sono scomparse queste terreni leggendari. È cambiata la geografia della Terra e sono stati tappati dei laghi allucinanti, dei mari. Ok, andiamo avanti. Non so se conoscete quella zona, la zona dove c'era il Dorado, e questa zona qui, vediamo se riesco a fare un'inquadratura un po' più grande, vedete? Venezuela, Guyana, in questa zona si dovrebbe trovare quello che era il Dorado, con il suo laghetto, no? Il lago enorme. E giusto qui, deserto, vediamo un po', pam! Raposa Serra do Sol. Sapete cosa c'è qui? È proprio la zona dove sarebbe dovuto stare essere il Dorado, più o meno. Vi ricordate dei monti Roraima che vi ho detto, eh? Che è uguale all'albero tagliato della David Peak. Della David Tower, scusatemi. Beh, adesso vi faccio vedere una cosa. Boa Vista. Vediamo intanto immagini del tronco tagliato un'altra volta di questo albero secolare che chiamano Monte Roraima. E seguiamo le teorie degli alberi giganti. Monte Roraima, un albero tagliato ci sembra, no? L'abbiamo visto nel video 2 come più che una montagna sia una struttura fatta da sia una parete cellulare, una fibra. Oh, andiamo avanti. Quindi in questo deserto, dove c'è Boa Vista, dove c'è il Monte Roraima, c'era un lago Parima enorme e la città di Eldorado. Ok. Andiamo qui. Boa Vista. Allora qui è stata fondata nel 1890. Vi ricordate del concilio Nannetense che vi ho detto del 1890? Quindi fa la distruzione degli alberi enormi, chissà, ti carichi pure El Dorado, la mandi a tomare por culo e costituisci nuove città. Ed El Dorado, ciao. È probabile, eh? Guardate il canyon di Boa Vista, eh? È che c'è il canyon pure là. Quindi facciamo una ricapitolazione. Abbiamo visto come tra il 1700 e il 1750 si è desertificato Africa, si è creato il deserto del Sahara, è scomparso un lago enorme in Congo, nella zona del Congo-Etiopia. Sono scomparsi i laghi, si è desertificato il Sudafrica. Sono pieni di attacchi che sembrano fatti da bombe, a parte l'Africa. È scomparsa l'isola della California che si è unita all'America. È nato il deserto degli Stati Uniti. A parte. È scomparsa il Dorado. È nato un deserto. Nel Sud America. A parte. Australia. James Cook. Nel 1770, stesso periodo, scopre l'Australia. Altro posto desertico. Che è nelle mappe era prima di lui era rappresentato come terra australis unita al polo, vero?
Siete pronti? Le conclusioni finali. Andiamo a vedere un poco. I crateri che colpiscono questi deserti, questi crateri che dicono che ci siano queste formazioni strane di laghi, queste... dovrebbero essere passati meteoriti giusto dove ci sono i deserti, giusto dove noi vediamo che per le mappe prima del 1700 c'era terra fertile, città, laghi. E guardate le bombe delle guerre mondiali. Guardate un meteorite come te lo descrivono loro. Quindi facciamo una... pensiamo ad una cosa. Intanto, i meteoriti. Perché se un meteorite parte, si disintegra qualcosa nello spazio e partono le schegge in tutte le direzioni? Perché a noi arrivano sempre perpendicolari alla Terra e ci lasciano il buco rotondo? Cioè, a noi ci arrivano così a 90 gradi e tutte quelle tangenti che vanno, che scheggiano di lato, dove sono, non no, selezionano la migliore e pam, ci prende con il buco. Eh no, il meteorite non esiste. Andiamo avanti. Sarà una bomba? Però la bomba ti fa il canyon, ti lascia le pallette così pure, no? Crateri. Andiamo a vedere in tutti questi posti com'è la geografia, com'è la struttura. Intanto guardiamo Montserrat. È una montagna stranissima, che la vedete voi stesso, sembra fatta col Didò, con la plastilina. Sembra liquata, no? Sciolta. Andiamo avanti. Arizona. Bah, questo non è un meteorite, a meno che non è un meteorite selezionato a 90 gradi. Però la natura non fa queste selezioni, no? Andiamo qui. Ops. Il canyon, guardate queste formazioni, poi mi ricordate una cosa. Ancora Montserrat, in Catalogna. Quebec, Canada. Ricordatevi queste forme. Sudafrica. Ancora Montserrat. Deserto del Sahara. Sciolto. Canyon. Sciolto. Cosa mi ricordano queste cose? Scusatemi. Se per logica non può essere un meteorite, perché nello spazio, sempre se esiste uno spazio, non si possono selezionare le schegge e far partire solo quelle a 90 gradi. Scartiamo quell'ipotesi. Scartiamo l'ipotesi della palla di cannone. Perché se no tutti gli attacchi sarebbero rotondi, dico le zone colpite con questo cratere, ma noi vediamo anche delle ablazioni, no? E andiamo qui. Il laser. Ablazione laser. L'ablazione laser consiste nella distruzione di un tessuto indotta da un aumento locale della temperatura mediante la trasmissione di energia luminosa laser. Ablazione laser. Ablazione laser. Ci spieghiamo? Il canyon. Montserrat. No. Ablazione laser. E Montserrat? No. E il canyon? No. È ablazione laser. E questo? È la bomba del Sudafrica? No. E questa? È ablazione laser. Ablazione laser. Ablazione laser. Ma... falle vedere un po' qua. Sì, Montserrat. Ablazione laser dell'alluminio. Montserrat. Deserto del Sahara. Ablazione laser. Continuiamo.
Kenyon? Kenyon? No. Ablazione laser. E allora, ragazzi, se anche la teoria che della cospirazione su Hollywood è vera, e se anche le ricerche che ho fatto io su chi la pilota Hollywood, su chi partecipa ai film principali che ti parlano di questi eventi, chi scrive i copioni e chi fa tutto questo macchinaria a Hollywood, facciano parte degli elitisti che comandano il mondo e hanno nascosto la storia passata, allora vediamo un po' questo show finale. Vi auguro una buona visione, prepariamoci, perché se hanno usato il laser una volta, possono usarlo anche un'altra volta. Prepariamoci, ragazzi. In the past, normal accidents have come extremely close. Space, meaning emplacement in space of systems of lethal weaponry that can strike almost instantaneously. E vedi che questo fa male.